Ciao, ti do il benvenuto in questo mio nuovo video. Oggi ti voglio mostrare alcuni piccoli acquisti che ho fatto in questi giorni. Allora, comincio subito da alcune due cosine che ho preso in un mercatino qua vicino. Io abito in provincia di Siracusa e c'è un mercatino da queste parti dove ci sono delle cose molto carine. Ho preso due cosine. Allora, questo maglioncino, che lo trovo molto molto carino nella sua semplicità, è carino perché ha queste paillettes, sono dorate applicate qui, che lo rendono un po' più luminoso perché appunto il colore è color panna, però con queste paillettes danno questa luce. Ecco, non so se sì, penso che un po' si riesce a vedere questa luce che mi piace, semplice ma carino, e finisce in questo modo qua nei lati del maglioncino, ha queste spacchi, uno di qua e uno dall'altra parte, eccolo. E questo è il primo acquisto che ti mostro. Poi ho preso sempre in questo mercatino, in un'altra bancarella, ho preso i pantaloni di una tuta, proprio solo il sotto, ecco, solo il pantalone. Vendevano appunto così solamente il sotto di una tuta e l'ho presi. Questi mi sono piaciuti perché sono morbidissimi, sono il tessuto tipo ciniglia e ha questa, insomma, queste righe laterali sono semplici. Io questi qui li utilizzo per fare allenamenti a casa perché mi alleno in casa, e quindi li trovo molto comodi, ecco. E quindi questo è il secondo acquisto che ho preso in questa bancarella. Poi invece ho preso una maglia nel sito invece di Faberlic, che se avete visto il mio video spacchettamento di qualche giorno fa, l'ho mostrato questa maglia. Adesso la mostro anche qui, ed è questa. Questo è un bellissimo tessuto, mi è piaciuto molto sia il colore che il tessuto, a questo colletto così, la scollatura V. Questo ancora c'è il suo cartellino perché ancora non l'ho utilizzato, ed è fatto in questo modo. Mi è piaciuta moltissimo la qualità di questo, insomma, di questo tessuto, di questo maglioncino, molto carino. E anche il colore mi piace tanto, e ha queste, è fatto tutto così, con queste righe. Queste righe, la maglia è un po' elasticizzata e mi piace, non vedo l'ora di usarlo, ma sicuramente poi in qualche video che farò lo indosserò e quindi potrai vederlo. Poi ho preso invece, sono andata proprio ieri in un negozio al centro commerciale The Zenis perché volevo acquistare un pigiama, e così è stato, ho preso questo pigiamino. Anche questo, ancora il suo cartellino, ancora lo devo lavare, lo devo quindi indossare. Ed è fatto così, ha il pantalone scozzese, proprio avevo il desiderio di questo pigiama con questa fantasia. Appunto, il pantalone scozzese è tutto in cotone, perché io preferisco, diciamo, i pigiami in cotone, perché quelli più pesanti sento caldo, niente, anche se accendo poi in inverno riscaldamento vanno benissimo questi qua in cotone. Invece quando indosso i pigiami, quelli più pesanti, poi durante la notte soffro proprio troppo il caldo, e quindi preferisco questi in cotone. E questo è il sopra, che il sopra è un po', diciamo, più adatto per ragazzine che per le persone della mia età, però mi è piaciuto e l'ho voluto prendere, ed è fatto così. È tutto grigio e ha questo richiamo del pantalone, quindi scozzese. Poi c'è il Winnie the Pooh, in pratica, questo orsetto, che è tutto in questo caso, questo diciamo, l'orso è il materiale tipo, come si può definire, tutto in pile, credo che sia morbido, ma solamente appunto il viso dell'orso. E poi appunto dietro è semplice, è tutto grigio semplice, e insomma sono molto contenta di averlo acquistato. E vi ringrazio per aver visto questo video. Se ti fa piacere, iscriviti al canale, attiva la campanella così da non perdere i prossimi video che pubblicherò. Grazie per le persone che si sono iscritte, ai nuovi iscritti, e grazie alle persone che mi seguono da più tempo. Ciao, alla prossima!